Ed è incredibile, ragazzi, dopo 3 anni di game, dopo 3 anni di desideri, dopo 3 anni di vane speranze, è stato annunciato, niente meno di chi, Deadpool. Sì, avete sentito bene, per chi ancora non l'avesse visto, è stato annunciato Deadpool. Oltre a lui nel video si possono vedere Cable con una nuova uniforme, probabilmente lo porteranno a livello 70, la vedo dura che lo porteranno subito a T3, però non si sa mai, e un nuovo personaggio che è Domino. Per quanto riguarda Deadpool, non si sa se sarà velocità, se sarà combat, se sarà nativo T3 o faranno un epic quest. Lui cosa dice? Boh, solo una cosa sarà certa e lo sapete anche voi. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Dalla, dalla. Dalla, dalla. Ragazzi, dopo questa news su Deadpool, vi lascio finalmente alla mia terza guida sul canale, quella degli obelischi e dei CTP. Lasciate 70 like e vi porterò subito Thor T3 e la sua battaglia dell'alleanza. Vi lascio quindi al video e ci vediamo dopo! Oggi andiamo a vedere la guida sugli equipaggiamenti personalizzati. Li potete trovare semplicemente andando nella vostra squadra, selezionando un personaggio e poi cliccando appunto su equipaggiamento personalizzato. Cliccate poi su gestisci equipaggiamento personalizzato e potrete vedere diversi tipi di equipaggiamenti, che sono gli obelischi, i pacchetti celestiali e gli incrementi. Gli incrementi non sono più disponibili nel game, ve ne parlerò brevemente. Sono questi strumenti qua che vedete, che magari molti di voi non avranno mai visto, essendo nuovi player. Ognuno di essi dava una sola statistica, un valore anche abbastanza alto. Infatti c'erano i danni elementali, per esempio mentali, che aumentavano ognuno del 50% rispetto all'attributo. Il danno critico 50%, il colpo critico 35%, la probabilità di ignora schivata del 50, la schivata 35, tasso di guarigione addirittura 100%, e poi c'erano le varie immunità che potevano andare dalla ragnatela, l'intrappolamento, alla paura, lo stordimento e infine l'immunità dall'abbassamento della velocità di movimento. Comunque non ci sono più, quindi passiamo oltre. Dopodiché sono subentrati gli obelischi. Gli obelischi partono dalla base a una stellina, quindi livello 1. I livello 1 si dividono in 3 tipi, questi qua arancioni che hanno una forma abbastanza strana, ambigua, che danno statistiche come probabilità di colpi critici, il danno critico, la schivata, insomma quelle proprio importanti. Questi qua gialli invece aumentano e danno la statistica di danno elementale, danno da freddo, danno da fulmine, sarà il fuoco e il veleno. E infine abbiamo l'ultimo livello 1, che non serve a una cippa, l'immunità varie, quindi ragnatela, assordimento, paura e così via. Gli obelischi sono potenziabili, quindi partiamo da una stellina per arrivare a un massimo di 6. Come facciamo a potenziare un nostro obelisco? Prendiamo per esempio un danno critico, che è una delle voci più importanti. Andiamo su potenza, dovremo scegliere un totale di tot obelischi da fondere insieme affinché possa aumentare il proprio livello. Ovviamente andiamo a prendere obelischi dei quali non ce ne frega nulla, in questo caso prendiamo quelli con immunità, li andiamo a selezionare. Ok, in questo caso ne basteranno 5 per far sì che il nostro obelisco dalla forma ambigua arrivi a livello 2. Andiamo a pagare una certa somma di gold, ok, il nostro obelisco andrà a livello 2, cambierà la forma. Inoltre, oltre al danno critico, verrà aggiunta anche un'ulteriore voce, in questo caso la schivata. La prima voce rimarrà sempre invariata quando andrete a potenziare un obelisco, potrà cambiarne la percentuale. Mentre la seconda voce varierà a culo, come sempre. Quindi, una volta che avremo potenziato il nostro obelisco a 2, potremo potenziarlo ulteriormente. Andremo a scegliere altri materiali di potenziamento.
Allora, potremmo scegliere qualsiasi tipo di obelisco. Ovviamente più basso sarà il livello, meno aumenterà la percentuale di avanzamento. Adesso sceglierò ancora questi qua, dei quali non mi interessa nulla. Ne basteranno 10 per far sì che il mio obelisco passi a livello 3. Ok, una volta che passerà a livello 3, cosa succederà? Prima voce rimane invariata, aumentata la percentuale. È cambiata la seconda voce e viene aggiunta una terza voce. La terza voce, a differenza delle altre due, ha una probabilità di attivazione, quindi non è fissa come le altre due. Possiamo andare ancora a potenziare ulteriormente il nostro obelisco, che adesso è di livello 3. Selezionerò obelischi di livello 2 per fare più alla svelta. Quindi andiamo sempre a selezionarli. In questo caso ne basteranno 8 per far aumentare il nostro obelisco da livello 3 a livello 4. Una volta arrivato a livello 4 non verranno aggiunte ulteriori voci, rimarranno sempre 3. Danno critico, rimasto invariato, si è aggiunto un ulteriore danno critico ed è cambiata la probabilità di attivazione. Quindi prima voce rimane fissa, la seconda e la terza cambiano. Andiamo a potenziarlo ulteriormente. Selezioniamo ora, solamente per farvi vedere come progredisce l'obelisco andando a selezionare livelli più alti. Quindi selezioniamo questi obelischi di livello 3, con 4 obelischi siamo già al 50%, adesso andrò a selezionare quelli che mi rimangono di livello 2 e infine quelli di livello 1. Qua sono arrivato a 10 su 10, non sono arrivato al 100%, comunque potenzio. Andrò a potenziarlo ulteriormente fino ad arrivare al 100. Ok, dovrò utilizzare un obelisco di livello 4, fa niente se lo spreco, non preoccupatevi. Ok, il mio obelisco è arrivato a livello 5. Cosa è successo in questo caso? È rimasta la stessa voce danno critico, è cambiata la probabilità di attivazione. E il danno critico che avevo in precedenza si è trasformato in immunità all'effetto stordimento. Ok, potenziamento finale fino a farlo arrivare a livello 6, quindi all'obelisco estremo. Adesso sprecherò questi due solamente per farvi vedere. Ok, 60.000 gold. E arriviamo all'obelisco finale. Ovviamente va molto molto a fortuna, infatti ho ottenuto un obelisco davvero pessimo. Danno critico è rimasto, schivata è la nuova voce e anche la probabilità di attivazione è cambiata, ma non serve a nulla. Questi sono gli obelischi. Una volta che avrò ottenuto un obelisco di livello 6, che però non mi piacerà, non sarà da buttare, potrò cambiare l'opzione. Cosa vuol dire? Che andrò a combinarlo con un altro obelisco di livello 6, quindi dello stesso numero di stelline, e rimarrà invariata la prima voce, della quale appunto potrà cambiare la percentuale, e cambieranno la seconda e la terza. Vogliamo fare una prova? Selezioniamo, cambia opzione, selezioniamo un altro obelisco di livello 6, per esempio questo. Andiamo a pagare un certo numero di gold, incrociamo le dita, ti prego. Ok, ho ottenuto una merdaviglia. Questo è proprio una merdaviglia. Danni da fuoco, ignora schivata e come terza voce danno energetico 270%, non serve a una mazza. Missioni speciali, oppure anche in impresa epica, stregone supremo. Potremmo trovarli in missione memoria. In queste missioni otterremo qualche obelisco. Potremmo trovarli anche in sfida, in Torre delle Ombra, delle Ombre. In alcuni piani troveremo gli obelischi come ricompensa. In più, in assedio criminale, quando andremo a completare i nostri livelli, nel negozio gettoni potremo, grazie a questi ultimi, andare a prendere la cassa equipaggiamento del caos personalizzato. Per esempio, pagando 2000 gettoni otterremo ben 10 obelischi.
5 e 10. Come ultimi equipaggiamenti sono stati introdotti i pacchetti celestiali. Innanzitutto ringrazio tantissimo Emanuele, questa guida l'ha creata lui, ci ha impiegato diverse ore, è una guida uscita benissimo, oggi però vedremo appunto la parte relativa ai pacchetti celestiali e gli obelischi. Per quanto riguarda tutto il resto vi lascio sotto in descrizione il link e anche il link del canale YouTube di Emanuele, quindi andate a iscrivervi che ha fatto una cosa meravigliosa. Andiamo a vedere i pro e contro dei CTP o pacchetti celestiali. Allora, innanzitutto, punto 1. Quando troviamo un CTP lo troviamo già a livello 6, quindi a differenza dei nostri obelischi non dobbiamo potenziarlo da livello 1 a livello 6, ma lo troviamo già maxato. Punto 2. A differenza dell'obelisco che ha 3 voci, di cui una statistica fissa, mentre 2 variabili, i nostri CTP hanno 4 statistiche tutte fisse, di cui 2 normali e 2 attivazioni sempre fisse. Quindi sarà sicuramente più facile, in caso vogliamo trovare il nostro CTP perfetto, avere più fortuna rispetto ad un obelisco, in cui le voci che varieranno saranno 2, mentre qua 0. Punto 3. I CTP rispetto agli obelischi sembrano fatti ad hoc. In che senso? Potremmo scegliere tra i 6 l'obelisco che noi vogliamo, perché appunto le voci saranno fisse e inoltre sono tra le voci più forti nel gioco, sia per i PvP sia che per i PvE. Per esempio i primi 2 saranno più utilizzati per quanto riguarda il PvE, gli altri 4 saranno più ottimizzati per quanto riguarda il PvP. Detti pro, c'è anche purtroppo un contro: la difficoltà nel trovarli. Partiamo con l'analisi. Prendiamo il primo obelisco, CTP dell'energia. Come statistiche fisse ignora schivate e danno critico che possono raggiungere un massimo del 45%. Come attivazioni fisse abbiamo, importantissimo, l'aumento del danno di X percentuale per un colpo. Cercate di avere almeno il 180-200%. E l'incremento del danno percentuale. Per quanto riguarda i colpi a catena aumenterà la percentuale di danno. Come si ottiene? È qui che c'è il vero grosso problema. Si trovano nelle casse nel negozio, come sappiamo l'1 per a 75 cristalli, il 10 per a 675 cristalli. Ovviamente non è detto che in ogni cassa troviate almeno un CTP, va molto a fortuna come tutto del resto in questo gioco. Oltre alla cassa degli obelischi, un altro modo per ottenere il CTP dell'energia sarà quella di portare l'uniforme di Killmonger a mitica in sfida leggendaria di Black Panther e dovrete completare appunto quella missione. Oppure in sfida leggendaria per quanto riguarda Thor Ragnarok dovrete portare l'uniforme di Hela sempre a mitica e completando la battaglia al Bifrost come missione. Ultimo modo per ottenerlo è quello di completare la storia, quindi arrivando al livello 13-8. Questo è assolutamente un obelisco, un CTP, scusate, che si utilizza per quanto riguarda la battaglia dell'Alleanza e World Boss, quindi assolutamente PvE. Come statistica fissa al danno critico che può arrivare sempre al 45%, come attivazioni fisse abbiamo il solito aumento del danno di X percentuale per un colpo, meglio 180-200%, e penetrazione a tutto, quindi 30% di possibilità di penetrare invincibilità, super guardia e balle varie. Passiamo per quanto riguarda gli obelischi in PvP. CTP della pazienza, statistiche fisse, con un massimo del 40% abbiamo schivate e attacchi tutti. Attivazioni fisse sotto tot percentuale di vita avremo una riduzione del danno di riflessione pari a tot percentuale, che può essere un massimo del 50%, mentre sotto sempre una percentuale di vita avremo un'invincibilità che può andare per un massimo di percentuale di vita del 50%, avremo un'invincibilità di 5 secondi. Si può trovare nella cassa degli obelischi, quindi sempre a pagamento, oppure tramite il boss point. Dovrete acquistare anche questo dal negozio, dovrà essere superiore a 101 e dovrete avere molta fortuna. Avremo poi il CTP raffinato, utilizzabile sempre per il PvP, massimo HP per un massimo del 34% e tasso di guarigione 90%. Le attivazioni fisse sono che sotto una percentuale di vita avremo uno scudo che ci proteggerà dai colpi per un massimo di 6,
sotto sempre una percentuale di vita guadagneremo vita, quindi ottima l'accoppiata attivazione fissa e tasso di guarigione. Si trova sempre nella cassa a pagamento e come il nostro obelisco, come il nostro CTP dell'energia, lo potremo trovare nella leggendaria. Quindi dovremo portare alcune uniformi mitiche come quella di Hulk, quella di Shuri e quella di Soldato d'Inverno, fare le relative missioni e otterremo quindi il CTP raffinato. CTP dell'autorità utilizzato è ottimo per quanto riguarda il PvP. Immunità spezza guardia, danno critico che può raggiungere sempre il 45%. Abbiamo sotto una percentuale di vita massima che è il 50%, avremo l'invincibilità di 5 secondi. Purtroppo anch'esso è ottenibile solo nel negozio attraverso la cassa degli obelischi. Ultimo, ma non meno importante, CTP è quello della trascendenza. Statistiche fisse, ignora schivata e attacchi tutti per un massimo di cap 40% e 45%. Le attivazioni fisse sono sotto una percentuale di vita che è per un massimo del 50%, avremo una riduzione danni da riflessione, sempre per un massimo del 50%. Sotto sempre un tot di percentuale vita avremo l'invincibilità per 5 secondi sotto al 50%. Queste sono sempre le statistiche migliori che possono avere questi CTP. Si ottiene dalla cassa degli obelischi, sempre a pagamento, oppure tramite i ticket nascosti nelle missioni speciali. Ragazzi, siamo finalmente arrivati nella parte più interessante della nostra guida. La domanda che fate più in assoluto sul gruppo di Facebook, ovvero: ma che obelisco metto? Ma che CTP metto a Capitan America? Ma che CTP metto a Thanos? Ecco, con questa guida non lo chiederete più, perché ci sono tutti gli obelischi da mettere per tutti i personaggi. Andiamo ad analizzarla insieme. Allora, sulla sinistra character, quindi sono tutti i personaggi in game. Poi GB priority, la GB è l'immunità allo spezza guardia, viene identificato con alto, medio o no se è necessario metterla al nostro personaggio. Poi il nostro personaggio sarà meglio per il PvP o per il PvE? Ogni personaggio c'è scritto, quelli che non sono scritti vuol dire che buttateli nel cesso, insomma, o comunque qualcosa trovate. Ok, qua invece arriviamo finalmente agli obelischi. Quindi anche qua la vostra domanda è: quale obelisco metto a Thor, quale obelisco metto? Ok, qua ci sono le statistiche migliori per gli obelischi per ogni personaggio. Allora, come possiamo vedere, di norma per ogni personaggio sarebbe consono mettere critical rate o critical damage come voci nell'obelisco. Io consiglio assolutamente sempre critical damage come prima voce. Il danno critico è il più difficile da raggiungere siccome ha un cap del 200%. Diciamo che di norma come prima voce di un obelisco tenete il danno critico se il personaggio in questione non è di tipo elementale, quindi non abbia il fuoco, non abbia il tuono e via dicendo. Poi, sempre per quanto riguarda gli obelischi, così possiamo terminare il discorso, anche lì è stato chiesto doppio danno elementale, oppure personalmente preferisco avere un danno elementale e un danno critico, quindi preferirei avere, piuttosto che il doppio danno elementale e danno critico, in modo da riuscire a cappare, a maxare il nostro danno critico. Ecco, per esempio prendiamo Thor non è aggiornato, questa guida è abbastanza recente, non è aggiornata su Thor perché è appena uscito T3, quindi non è stata purtroppo ancora aggiornata. Comunque vi aiuto io, sicuramente immunità spezza guardia non interessa, anche perché con le mosse che fa non viene interrotto. Lightning damage sicuramente importante, e poi appunto ci metterei al posto del critico il danno critico e ovviamente il prot, che sarebbe l'aumento del danno almeno al 200 180 200%. Dopo dipende sempre soprattutto dalla modalità nella quale volete utilizzare il vostro personaggio, perché io vi sto dicendo di partire sempre con un obelisco che abbia il danno critico, però se lo volete utilizzare, che ne so,
nella timeline, nell'uno contro uno, nella conquista, magari alcuni personaggi che sono più portati, per esempio con la schivata, sarebbe meglio magari equipaggiargli un obelisco con schivata. Più che dal personaggio, l'obelisco migliore da equipaggiarli è dettato dalla modalità che andiamo ad affrontare. Infatti, se andiamo a vedere per esempio i CTP per quanto riguarda la PvE, quindi World Boss e Battaglia dell'Alleanza, sono assolutamente consigliati quello della distruzione e quello dell'energia. Ma perché? Perché entrambi hanno il proc, hanno un aumento del danno 180-200%, quindi è molto più facile fare punteggi più alti o battere il boss in questione. Per alcuni personaggi, oltre all'obelisco celestiale, quello della distruzione, vengono anche messi quello della pazienza e della trascendenza. Questo per quale motivo? Perché entrambi gli obelischi danno attacchi tutti, quindi si potrebbero fare comunque più punteggi in BA e togliere più danni al World Boss. Quello della trascendenza viene equipaggiato in particolar modo a quei personaggi che creano dei cloni, per esempio come Ultron, come Valkyria. Questo perché aumentando il loro attacco aumenteranno anche l'attacco dei cloni che creeranno. Per ogni CTP che viene messo equipaggiato al nostro personaggio abbiamo anche il perché. Quindi proprio completa questa guida. Vediamo per esempio su Warlock è stato consigliato quello della distruzione perché garantisce penetrazione. E per quanto riguarda Apocalisse e Ant-Man è meglio l'energia per quanto riguarda la battaglia dell'Alleanza. Adesso non posso analizzare personaggio per personaggio, sennò il video risulterebbe lunghissimo. Vediamo per esempio un altro personaggio che viene molto chiesto sul gruppo, che è Thanos. Thanos ovviamente viene consigliato per quanto riguarda il PvE, quindi la battaglia dell'Alleanza o il World Boss, il CTP della distruzione. Come obelisco viene consigliato ovviamente GB, quindi immunità spezzaguardia, HP e invincibilità. Quindi abbiamo sulla casella G il perché vengono messi questi obelischi. Se poi andiamo ad analizzare il PvP, e quindi conquista e uno contro uno, vengono messi quasi tutti obelischi con protezione, quello dell'autorità, quello della pazienza. In alcuni casi, sono rari, viene messo comunque quello della distruzione, però comunque è il minor caso, come potete vedere nella colonna di destra. E anche qui viene descritto il perché. Quindi, come ho già detto, non posso spiegarvi personaggio per personaggio, però voi prendete questo link, avete bisogno di un personaggio in particolare, andate a vedere questa guida. Anche Capitan America, che spesso ho chiesto, vedete? Per quanto riguarda Battaglia dell'Alleanza, equipaggiateli l'energia. Per quanto riguarda il PvP, invece, gli mettete il raffinato in modo che possa guadagnare e recuperare HP. Infatti c'è scritto per esempio Quicksilver, che vabbè, comunque ormai è stato superato da Soldato d'Inverno. Andiamo a vedere come obelisco viene consigliato l'immunità allo spezzaguardia, la schivata, l'invincibilità o il critico e il proc, quindi l'aumento del danno. E per quanto riguarda il PvE, il CTP dell'energia, se si vuole utilizzare ancora in Battaglia dell'Alleanza, mentre per quanto riguarda il PvP l'Authority, perché appunto andrà a creargli un'invincibilità. Inoltre l'Autorità anch'esso ha l'immunità spezzaguardia. Quindi per concludere, utilizzate questa guida se avete bisogno di trovare un personaggio ed equipaggiargli il giusto obelisco. Se non siete convinti, comunque scrivete sul gruppo Facebook, ma penso che con questa non avrete più problemi per quanto riguarda obelischi e CTP. Siete ancora qui? È finito. Andatevene a casa. Speravate che apparisse Samuel L. Jackson con la benda sull'occhio, sexy? È vestito di pelle? Via, via,